Siamo tutti responsabili, collaboriamo tutti per mantenere una città viva e sicura. Inizia così il messaggio del primo cittadino di Fano, Massimo Seri, che ieri mattina in prefettura a Pesaro ha partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La riunione era stata convocata da Vittorio Lapolla per analizzare i provvedimenti anti-Covid alla luce dei decreti del Premier Conte, ai quali è seguita l'ordinanza del presidente regionale Francesco Acquaroli. Nonostante la situazione a Fano sia sotto controllo dal punto di vista dei contagi, il sindaco non vuole abbassare la guardia. È importante che ognuno di noi svolga il suo, tenga comportamenti responsabili, a iniziare dal mantenere la mascherina quando andiamo a passeggiare, quando andiamo in giro, ci incontriamo con altre persone, in tutti i luoghi dove c'è assembramento, dove ci sono ritrovi di persone, perché sono le regole più elementari e le più importanti. E allora un appello lo faccio a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, perché riguarda tutti quanti. E stiamo assistendo che i contagi tendono ad aumentare, alcune persone sono in fin di vita proprio per il Covid, per cui fortunatamente qui a Fano la situazione è sotto controllo, ma questo non significa che dobbiamo rilassarci e trascurare le regole. Quindi prima cosa è questa, rivolta a tutti. Seconda cosa, coloro che hanno delle attività, io vedo che la stramaggioranza è corretta, però ci sono ancora persone che non rispettano le regole anche negli esercizi. Quindi anche su questo mi appello al buon senso e al rispetto delle regole. Il sindaco ha poi annunciato un aumento dei controlli, assicurando che chi non rispetta le norme anticontagio verrà sanzionato. Noi abbiamo adottato un criterio che è quello della persuasione, della condivisione, dell'aiutare al rispetto delle regole. Ma poi c'è un limite, quando queste, per coloro che non le rispettano, poi interveniamo. Abbiamo anche detto che aumenteremo con le forze dell'ordine i controlli, che non devono essere soppressivi, repressivi, però se c'è bisogno interverremo anche con delle sanzioni, perché poi c'è un momento in cui occorrono anche queste per la tutela di tutti, ripeto, è per tutelare noi stessi e gli altri, e diventa importante se vogliamo proseguire mantenendo questa situazione nell'interesse anche della città.